Ciao ragazze, questo è una video request per Orsetta 984, mi sembra. Comunque semmai lo scrivo. Per sapere come mi faccio le sopracciglia. Dunque, in realtà non è che io faccia grandi cose perché la forma delle mie sopracciglia sono abbastanza fortunata perché è abbastanza regolare. Meglio così perché sono abbastanza pigra e non è che le faccio spesso. Però quando le faccio alcuni piccoli trucchetti. Dunque, innanzitutto parto col darvi alcune dritte su come più o meno deve essere la forma delle sopracciglia. Io parlo della forma di sopracciglia ad ala di gabbiano, quindi più o meno è la forma che ho io. Vedete, praticamente c'è, il sopracciglio parte, va verso l'alto, poi scende giù ad angolo, proprio a forma di ala di gabbiano. Però ecco, bisogna seguire alcuni accorgimenti, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, cioè la lunghezza. In pratica, se prendiamo una matita per esempio, il nostro sopracciglio deve partire seguendo una linea retta tracciata, diciamo, dall'esterno del naso che passa attraverso l'interno dell'occhio e quindi praticamente il punto in cui facciamo partire il nostro sopracciglio è proprio questo. Poi, per quanto riguarda invece, diciamo, la punta del sopracciglio si parte sempre dall'esterno dell'occhio, si va praticamente passando per la pupilla e praticamente la linea che unisce i due punti dalla pupilla all'esterno dell'occhio finisce nel punto in cui si fermerà il nostro sopracciglio. Per quanto riguarda la fine invece stessa cosa, però praticamente si unisce la matita dall'esterno dell'occhio all'apice, cioè all'esterno del naso, e la punta, quindi la matita, sarà la fine del nostro sopracciglio. Fondamentalmente questa più o meno è la forma che bisognerebbe adottare se si vuole una forma di sopracciglio ad ala di gabbiano. In pratica quindi, come vedete, più o meno la forma è giusta, la lunghezza è giusta, a parte alcuni peletti all'interno, mentre per quanto riguarda appunto sfoltirle, io mi aiuto appunto con una matita chiara, basta che sia chiara, insomma, che faccia contrasto con il nostro colore di sopracciglia, e disegno la forma. In pratica disegno l'esterno, cioè vado a coprire i peli che voglio eliminare. Quindi mantengo la mia forma, diciamo il grosso, e eccomi qua. Sono tornata, non so se si nota la differenza. Vediamo anch'io come si capisce. Secondo me si nota. Questa è quella non depilata e questa è quella depilata. Sì, si nota, si nota. Poi era anche un bel po' che non mi faccio così che. Un altro consiglio che vi posso dare, quando le sfoltite all'interno, per evitare appunto il discorso dei buchi, aggrottate e tirate sulle sopracciglia in questo modo, sì, sembro pazza. Insomma, i peletti che vedete sbordare dalla linea, li potete eliminare perché sono quelli un po' più grandi, un po' più spessi e che non creano grandi danni. Non andate dirette con la pinzetta,
a sopracciglio rilassato in questo modo, perché secondo me rischiate appunto di prendere più peli e quindi di sfoltirle male. Dopo poi vi toccherà riempire i bikini con la matita. Io vado a fare anche l'altro sopracciglio e poi vi faccio vedere come le trucco. Ciao ciao! Eccomi di nuovo. Questo è il risultato finale. Penso che si veda, insomma, che ora le sopracciglia sono molto più ordinate e la forma è molto più regolare. Ovviamente penso, come tutti, le sopracciglia non sono uguali come tutte le altre parti del corpo. Bisogna cercare di riuscire a tenere il più possibile la forma, una forma simile, senza però snaturare la vostra forma naturale di sopracciglia. Ecco, quello che mi sento di consigliarvi veramente è di non sconvolgere completamente la forma delle vostre sopracciglia. Se avete delle sopracciglia che naturalmente sono più arcuate e non alla di gabbiano, secondo me, ecco, dovreste anzi ripulire, sfoltire, rendere più preciso, ma senza cambiare forma le vostre sopracciglia. Per quanto riguarda il trucco delle sopracciglia, io utilizzo un ombretto, questo qui del duo Colorful di Sephora, ecco, e ovviamente il marrone, che è questo qui, che è piuttosto simile al mio colore di sopracciglia, non troppo più scuro né troppo chiaro. Come pennello utilizzo questo qui, vediamo se riuscite a vederlo. È un pennello sintetico che ha una forma, diciamo, è tondo, piccolo, però è tagliato obliquamente ed è piatto in cima, ma tagliato obliquamente. Non so se riuscite a vederlo bene. L'ho preso in un negozio di hobbistica, l'ho pagato veramente una stupidaggine. La marca è questa qua, Tintoretto. Non so se si riesce a vedere, la luce oggi è veramente strana. Comunque l'ho pagato tipo 2-3 euro, ecco. Quello che faccio è appunto intingere il pennello nella parte piatta e andare con la parte piatta sulle mie sopracciglia. Per fissarle si può utilizzare una cera apposita per sopracciglia, si può trovare della Benefit, mi sembra, MAC ce l'ha, la matita anche, cioè la cera a forma di matita, anche la Wet n Wild li fa. Si potrebbe utilizzare anche, e Kinkiri ha consigliato bene, cera per capelli, perché fondamentalmente il principio è lo stesso. Io ultimamente però sto provando a usare la base per ombretto dell'Art Deco, che in realtà è abbastanza cerosa, ha comunque un colore piuttosto naturale. Io ne prendo proprio una puntina. Io, insomma, vi ho detto tutto quello che potevo dirvi, tutto quello che so sulle mie sopracciglia. Vi ringrazio per l'attenzione, vi mando un bacio. Ciao ciao!